Ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV, ultima mezz'ora della seduta odierna, anzi ultima mezz'ora di seduta per questa settimana. Intanto noi andiamo a focalizzarci sui dati macro e sulla performance dell'Eurozona, soprattutto dopo tutto ciò che abbiamo visto questa settimana. Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, Founder and Chief Economist di Lorenzo Codogno Macro Advisors e Visiting Professor di London School of Economics. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio. Come stavo dicendo, questa settimana abbiamo visto tantissimi dati macro che indicano una ripresa dell'Eurozona più pronunciata rispetto alle stime. Lei crede che si verificherà un rimbalzo più forte di quanto previsto in primavera? Ovviamente mi riferisco al medio-lungo termine. Ma il terzo trimestre indubbiamente vedrà un forte rimbalzo nell'attività economica in tutto, un po' in tutti i paesi. Il problema non è tanto la forza del rimbalzo nel terzo trimestre, ma quanto rimane ancora di gap, cioè quant'è il differenziale tra la crescita in termini di livello e il trend precedente allo shock del coronavirus. E questo, secondo me, rimarrà ampio ancora per un po' di tempo e questa forbice non si chiuderà immediatamente. Inoltre, abbiamo visto un fenomeno che adesso sembra farsi sempre più chiaro, ovvero sia un forte rimbalzo iniziale del settore industriale, quindi manufatturiero, e delle costruzioni. Questo a seguito del venir meno del lockdown, però ora comincia ad emergere la debolezza della domanda. L'abbiamo visto, ad esempio, questa settimana con indicatori come i PMI del settore dei servizi ed altri indicatori. È chiaro che l'offerta ha avuto l'opportunità di recuperare parte delle perdite subite, ma adesso si emerge la debolezza della domanda, ovvero sia la disoccupazione che ha colpito il reddito delle famiglie, e questo è un fenomeno che purtroppo è più di lungo periodo, più di medio-lungo periodo, e questo andrà a toccare negativamente i prossimi trimestri. Ecco, l'inflazione invece rimane come sempre un problema sia nell'Eurozona ma anche negli Stati Uniti. Noi ci focalizziamo in particolar modo sull'Eurozona. Abbiamo visto una mossa importante della Fed nel recente appuntamento della Banca Centrale. Possiamo aspettarci, possiamo immaginare una mossa simile anche della BCE in termini di target di inflazione. Altrimenti lei che cosa consiglierebbe per, come dire, poter spingere l'inflazione vicino ai target, perché siamo ancora molto lontani. Sì, l'inflazione è un problema nel breve periodo perché è andata in territorio negativo nell'area dell'euro ed anche in territorio negativo in altre parti del mondo. Fa fatica a tornare verso gli obiettivi delle banche centrali. È indubbio che lo shock del coronavirus è uno shock negativo per i prezzi, quindi è disinflazionistico, addirittura spinge verso la deflazione. Questo nel breve periodo. Nel medio periodo la situazione è molto più ambigua perché con il grande stimolo fiscale messo in campo da molti governi, con le politiche monetarie estremamente accomodanti, e con possibili cambiamenti nella catena del valore a livello internazionale, quindi una riallocazione nei flussi a livello internazionale, potrebbero emergere delle tensioni col passare del tempo. Non è una situazione di oggi o di domani, probabilmente nemmeno di quest'anno, forse neanche del prossimo, ma ad un certo punto potremmo vedere emergere qualche tensione sui prezzi. E le banche centrali, ha citato la Fed ha fatto dei passi molto importanti recentemente. Direi sostanzialmente due. Uno ha cambiato quello che è l'obiettivo, non più un dato puntuale di inflazione, ma una media, anche se i dettagli non sono ancora noti e non sono ancora ben chiari. Sarà molto importante per la Fed stabilire dei paletti molto precisi,
e dare indicazioni molto chiare al mercato finanziario, ai mercati finanziari, ma anche agli operatori economici, e questo dovrà avvenire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'altro segnale molto importante, invece, forse più importante ancora nel breve periodo, è che ha detto chiaramente la Fed che non farà alcun tentativo di agire in maniera preventiva rispetto al possibile rialzo dell'inflazione, un ritorno alla normalità dei prezzi e dell'occupazione. Questo vuol dire che anche in presenza di una, chiamiamola, normalizzazione della situazione economica, della disoccupazione e dell'inflazione, probabilmente la Fed agirà in ritardo, lascerà correre l'inflazione per un po'. Senz'altro è sempre molto interessante il discorso dell'inflazione. Intanto vorrei parlare del Recovery Fund di cui lei parlava proprio pochi secondi fa, pochi giorni fa, anzi settimana scorsa. La Commissione Europea ha illustrato le 7 linee guida per il recovery. Due dei pilastri, le cosiddette flagship areas, sono gli investimenti green e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi. Qui senz'altro sorge la domanda: secondo lei le linee guida che abbiamo visto della Commissione Europea e anche le proposte che abbiamo visto sinora del governo Conte, lei come valuta, ecco, soprattutto le differenze all'interno dei due documenti, e se secondo lei il governo è in grado di presentare un piano all'altezza, soprattutto sotto questi due punti di vista, ripeto, gli investimenti green e la digitalizzazione? Ma il piano europeo è un piano molto ambizioso, sì. L'ammontare è molto rilevante. Il governo italiano ha presentato questo primo documento programmatico, ma a mio avviso servirà ancora molto lavoro per fare molto fine tuning di queste proposte. Sono ancora molte le proposte e sembra non avere ancora un assetto pienamente organico, quindi ci sarà da lavorare. Sappiamo che entro il 15 ottobre il governo italiano presenterà una prima bozza alla Commissione europea e da lì si aprirà il dialogo. Quindi mi aspetto un dialogo che durerà probabilmente alcuni mesi. Sappiamo che il termine ultimo è aprile, forse già per gennaio però le cose saranno definite. È una sfida importante per il governo italiano, soprattutto queste due linee, come sono state citate, cioè la green economy e la digitalizzazione, sono due sfide molto importanti. A mio avviso quello che è veramente rilevante per il governo italiano è trovare quei progetti che possono dare dei ritorni in termini di crescita economica in tempi ragionevolmente rapidi, intendo dire qualche anno e non qualche decennio, e anche progetti che possano innalzare la crescita strutturale dell'Italia non soltanto nel breve periodo, ma anche nel medio-lungo periodo. E per far ciò, a mio avviso, non basta fare investimenti pubblici, bisogna fare anche riforme strutturali. Questa è la grande sfida e la difficoltà anche dal punto di vista politico per questo governo. Secondo lei il timing è giusto, o gli aiuti che dovrebbero arrivare appunto dal Recovery Fund saranno, come dire, un po' in ritardo? Ma il ruolo di rispondere in maniera immediata alla crisi economica è stato lasciato deliberatamente alle politiche nazionali, quindi con l'allentamento dei vincoli di bilancio a livello europeo, con il via libera sostanzialmente a dare supporto fiscalmente ai paesi che ne hanno necessità, e con la forte politica accomodante della Banca Centrale Europea, questa è la strada nel breve periodo per rispondere alla crisi. Il Recovery Fund è una risposta, come dice lo stesso nome, Next Generation EU, quindi è per la prossima generazione, è per mettere in campo gli investimenti che sono necessari per far crescere di più l'economia in futuro. Quindi non è il ruolo di questo piano quello di rispondere nell'immediato. La risposta immediata sta ai governi nazionali e ai bilanci nazionali. Invece è sempre più pronunciato il problema della produttività in Italia. Lei che consigli vorrebbe, ecco, si sente di dare sotto questo punto di vista?
Beh, il piano europeo offre una grande opportunità per rinnovare la pubblica amministrazione, digitalizzarla, renderla più snella, ridurre in maniera significativa l'onere che questo comporta per i cittadini e per le imprese. Questa è una grande opportunità che può ovviamente alzare la produttività. L'altra grande opportunità, a mio avviso, legata alla digitalizzazione e alla trasformazione verde dell'economia, è tutta la parte legata all'innovazione. L'innovazione significa per il governo fare gli investimenti necessari per abilitare, per così dire, per migliorare l'ambiente economico e consentire che si sviluppino investimenti privati, soprattutto in innovazione e ricerca, che sono quelle che possono aumentare in maniera strutturale e molto produttiva la crescita in futuro. Vorrei parlare di un altro tema estremamente importante a livello internazionale e ovviamente mi riferisco alla Brexit. L'uscita della Gran Bretagna dalla UE è imminente. Per ora lo scenario più probabile sembrerebbe essere un'uscita senza accordo commerciale tra i due blocchi. Sono pronte, secondo lei, le aziende britanniche per questo scenario? Ma le aziende britanniche sono pronte da molto tempo, soprattutto le grandi aziende. Le piccole e medie, come sempre, probabilmente non hanno tutte le carte a posto e potrebbero essere presi sorpresa. In più, teniamo presente che questa non è una situazione molto, molto bella per l'economia inglese, come per del resto per tutte le altre economie europee. Sotto la spinta della crisi economica, molte aziende fanno già fatica a sopravvivere. Se a questo si aggiunge anche lo shock Brexit, è chiaro che questo diventa uno shock molto, molto grave, molto preoccupante. Quindi penso che si farà di tutto anche dal punto di vista degli europei per evitare questa uscita senza deal. Però le ultime mosse del governo inglese sono preoccupanti perché, come sappiamo, si sono ritirati unilateralmente dal withdrawal agreement e questo lascia molto preoccupati, devo dire, perché è un contravvenire il diritto internazionale, non soltanto da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista dello status generale del Regno Unito nel contesto internazionale, questo può avere delle conseguenze importanti nel medio-lungo periodo. Quindi spero vivamente e penso che alla fine si arriverà ad un accordo minimale. Minimale significa che non sarà un vero e proprio accordo, sarà semplicemente il modo per posticipare la decisione, per prendere ulteriore tempo, per trovare una soluzione che sia accettabile da entrambe le parti. Però in questo momento i rischi ci sono. Ovviamente siamo ormai agli sgoccioli, c'è un vertice europeo che doveva essere sulla Brexit e invece non sarà sulla Brexit perché non c'è ancora una soluzione a portata di mano. I tempi stanno per scadere e quindi, ripeto, l'opzione migliore a questo punto è un accordo minimale che consenta magari di posticipare le decisioni e prendere un po' di tempo per trovare un accordo più complessivo. Altrimenti gli Stati Uniti sono, come dire, l'unica via a livello di accordo commerciale, perché senz'altro sinora l'Unione Europea è stato il partner principale della Gran Bretagna. Allora, da adesso in avanti, se non ci fosse un accordo, dove possono guardare gli inglesi? Gli inglesi guardano la Cina, lo hanno fatto in passato, adesso ovviamente i rapporti con la Cina sono molto più freddi dopo quello che è accaduto sul 5G e su anche negli Stati Uniti, quindi per ricucire i rapporti con gli Stati Uniti, chiaramente in questo momento sta soffrendo il rapporto con la Cina. Il governo inglese sta puntando molto su un accordo commerciale con gli Stati Uniti, possibilmente prima delle elezioni di novembre negli Stati Uniti. Però personalmente ho forti dubbi che questo possa accadere. Teniamo presente che negli Stati Uniti esiste una forte lobby, chiamiamola irlandese, ma non è irlandese nel senso che cioè, ci sono molte persone sia all'interno del Partito Repubblicano che all'interno del Partito Democratico, sono molto preoccupate del Good Friday Agreement in Irlanda e finché non si risolve quella questione, penso che sarà molto difficile trovare un accordo commerciale con gli Stati Uniti, quindi probabilmente questo non accadrà.
A livello economico, quali sono le prospettive della Gran Bretagna? Chiedo perché proprio pochi giorni fa abbiamo sentito Bank of England che stava parlando addirittura della possibilità di tassi di interesse negativi o una possibile Japanification, che solo un anno fa sarebbe stato un scenario poco probabile per quanto riguarda il Regno Unito, per quanto già l'outlook economico non era molto positivo. Quanto le preoccupano queste affermazioni di Bailey? Sicuramente in questo momento la situazione economica è molto delicata ed è peggiore, a mio avviso, anche rispetto all'area dell'euro. Quindi è giustificato questa preoccupazione della Banca d'Inghilterra. Non escludo che la Banca d'Inghilterra possa fare quello che la Banca Centrale Europea ha già fatto, ovvero sia portare i tassi in negativo e adottare politiche non convenzionali. Non sarebbe certamente una cosa sconvolgente. Il problema è dell'economia. L'economia è chiaramente molto debole in questo momento. Ripeto, shock molto pesante a seguito del Covid, forse anche più pesante che in Italia, e allo stesso tempo questa grande incertezza su Brexit che potrebbe pesare ulteriormente. Quindi è una situazione molto delicata, molto difficile. Il governo non sta, a mio avviso, cercando di superare in maniera adeguata questa fase delicata. Detto questo, l'economia inglese sappiamo tutti è molto flessibile, molto sa adattarsi a situazioni molto complicate e forse riuscirà a superare queste difficoltà anche questa volta, ma non senza problemi. Appunto, vista anche la Brexit e gli ultimi sviluppi, quali sono adesso le possibilità, ma anche dopo tutto ciò che abbiamo visto a livello economico, causato appunto non solo dalla pandemia, ma anche dalla possibilità che è altissima in questo momento di un no deal, l'ipotesi sull'Italexit può essere, come dire, esclusa a questo punto? Perché tra l'altro è stato un momento molto importante per l'Italia. Abbiamo visto il referendum che il sì ha stravinto, poi abbiamo visto anche le regionali e dopo tutti questi eventi politici dell'ultima settimana abbiamo visto comunque un governo molto rafforzato. Quindi qual è la sua posizione a questo momento sulla retorica dei populisti per quanto riguarda l'Italexit? Italexit, stiamo verificando di persona quanto complicato e quanto problematico è Brexit, quanto difficoltosa è l'uscita dall'Unione Europea. Possiamo immaginare che l'uscita dall'area dell'euro sia all'ennesima potenza rispetto a Brexit, nel senso che uscire da un'area valutaria comune è molto più complicato, è molto più complesso, è molto più dirompente per l'economia, per la società che non l'uscita dall'Unione Europea. Detto questo, in Italia, a mio avviso, i rischi all'inizio del 2018 c'erano con la vittoria di movimenti populisti euroscettici e con l'andata al governo di due partiti che prima delle elezioni certamente guardavano l'uscita come una possibile soluzione. Ora mi sembra che le cose siano cambiate in maniera radicale da allora. Non soltanto è cambiato il governo, ma all'interno dei partiti gli esponenti più radicali, più euroscettici, hanno cambiato un po' atteggiamento. Questo mi sembra di poterlo rilevare sia all'interno della Lega sia all'interno dei 5 Stelle. Ricordo che i 5 Stelle nel 2014 avevano lanciato una campagna nazionale, hashtag fuori dall'euro. Quindi, diciamo, di acqua sotto i ponti ne è passata molta da allora e penso che ormai molti esponenti del Movimento 5 Stelle abbiano cambiato atteggiamento in maniera strutturale rispetto all'Europa. Quindi i rischi, a mio avviso, sono molto ridotti rispetto al passato. A questo aggiungiamo questa risposta europea che, diciamocelo pure, è stata enormemente migliore rispetto al passato, ha dato prova di dare effettiva solidarietà ai paesi in difficoltà. L'Italia è uno dei paesi che beneficerà maggiormente di questi programmi europei e quindi mi sembra che questo euroscetticismo diventa sempre più difficile da sostenere.
Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder and chief economist di Lorenzo Codogno Macro Advisors, visiting professor di London School of Economics. Grazie e buon weekend. Grazie mille, saluti. Allora, noi andiamo a vedere velocemente la chiusura europea, in questo momento in netto rosso, DAX perde l'1,47%, CACARAN 1,20% e il FTSE MIB, l'indice italiano, perde l'1,10% con un comparto bancario in forte calo insieme anche al comparto automotive e utilities. Vediamo Enel che perde quasi l'1%, uno sguardo velocissimo anche a Wall Street che stava cercando un rimbalzo importante, Nasdaq in particolare lo sta effettuando in questo momento, in questo istante, più 1,12%, l'S&P 500 guadagna lo 0,61% e Dow guadagna 111 punti, ovvero lo 0,42%. Questa è la situazione in questo momento per quanto riguarda i mercati. Grazie mille per essere stati con noi, ci rivedremo in diretta lunedì esattamente alle 9 in compagnia di Manuela Donghi. Buon weekend a tutti.